Spagna più contagi che in Italia, il governo Sanchez prolunga le misure di restrizione troppo presto per abbassare la guardia. Carlotta Angeloni. Questo è Oliver. A Madrid Vanessa riconosce per la prima volta suo figlio. Positiva al coronavirus, ha potuto abbracciarlo solo dopo 10 giorni. Avevamo visto video, foto, ma non è la stessa cosa. Per i genitori Vanessa e Oscar, Oliver è nato oggi, per la seconda volta. Ma la Spagna è ancora nel pieno dell'emergenza. 809 morti nelle ultime 24 ore e quasi 125.000 contagi. Il premier Sanchez prolunga di 2 settimane le misure restrittive. Troppo presto per abbassare la guardia. Stiamo perdendo un'intera generazione, la più vulnerabile, quella degli anziani, denuncia questo medico. A Parigi intanto continua il trasferimento di malati dagli ospedali in emergenza dell'Île-de-France verso la Bretagna e la Normandia. Oltre 6.500 i morti in tutto il paese, 83.000 i contagi. A Londra è chiuso il pronto soccorso del Watford General Hospital per mancanza di ossigeno. 708 i morti nelle ultime 24 ore, 4.300 i decessi totali. Fra loro anche 5 autisti di un autobus e un bimbo di 5 anni, la vittima più giovane in Gran Bretagna. In isolamento anche Kerry Simond, compagna di Boris Johnson, 31 anni, in attesa di un figlio dal premier. Nuovo record di decessi.